Buongiorno a tutti, oggigiorno chiunque può utilizzare due monitor o anche più su un unico computer. Ma questa cosa si poteva fare anche negli anni 80. Il Commodore 128 è infatti dotato di un secondo chip grafico, il VDC, i cui segnali escono sulla porta posteriore RGBI. La porta RGBI si può collegare a un monitor CGA a colori ed in più ha un piedino con un segnale videocomposito in bianco e nero. Oggi vediamo come costruire un adattatore per collegare la porta RGBI a un monitor a colori VGA che supporta segnali a 15 kHz. Ringrazio Ivan Sergio che mi ha regalato questo circuito stampato per realizzare l'adattatore. Ivan ha realizzato il circuito stampato sulla base dello schema di Travis Darf, reperibile in rete. L'adattatore non è compatibile con tutti i monitor VGA. È necessario che il monitor supporti la frequenza di sincronismo orizzontale a 15 kHz, al posto di quelle standard che partono da 31 kHz. Iniziamo a montare l'adattatore e poi ne vediamo il funzionamento. Ed analizziamo anche alcuni comandi in BASIC per utilizzare due monitor con il Commodore 128. I comandi in BASIC per utilizzare due monitor sono compatibili anche con l'emulatore VICE. Iniziamo a montare le resistenze, che sono i componenti più bassi. Un po' alla volta le inseriamo nella loro posizione corretta, montandole aderenti al circuito stampato. Infine, tagliamo l'avanzo dei reofori. Avevo realizzato un tutorial su adattatura stagno. Chi fosse interessato trova il link in descrizione. Proseguiamo il montaggio del circuito stampato con gli zoccoli dei circuiti integrati. Iniziamo a saldare due piedini per ogni zoccolo agli angoli opposti, in modo da poter raddrizzare lo zoccolo scaldando i due piedini appena saldati. Attenzione a inserirli nel verso corretto.
Quando gli zoccoli sono dritti, possiamo saldare gli altri piedini. Passiamo quindi ai condensatori di filtro da 100 nF. Li saldiamo diritti e aderenti al circuito stampato, poi tagliamo l'avanzo dei reofori. È il turno delle strisce di pin. Una alla volta, per montarla dritta e aderente allo stampato, iniziamo a saldare un solo pin, poi la raddrizziamo e infine saldiamo gli altri piedini. Montiamo i due connettori, quello a 9 e quello a 15 piedini. Oltre ai piedini, saldiamo anche le linguette laterali che servono a robustire l'installazione. Saldiamo anche il connettore di alimentazione. L'adattatore, infatti, ha necessità di una fonte di alimentazione a 5 volte esterna.
Per completare, ho voluto aggiungere un condensatore elettrolitico sulla linea di alimentazione a 5 V come ulteriore filtro. Dopo aver saldato tutti i componenti, possiamo pulire il circuito stampato con uno spazzolino da denti, uno straccio che non lascia peli e alcol. Montiamo quindi i tre circuiti integrati sui rispettivi zoccoli, stando attenti alla direzione corretta. Dato che con il connettore che ho acquistato non passava la tensione di alimentazione sul pin predisposto, ho dovuto montare un ponticello. Bene, il montaggio è terminato. Prima di dare alimentazione, proviamo la polarità del connettore. Il positivo si trova all'esterno del connettore, mentre il pilino centrale è il negativo. Leo ci aiuta a collegare i vari connettori. Iniziamo a collegare il cavo S-Video per i segnali del monitor numero 1. Per costruire un cavo S-Video sto realizzando un video tutorial dedicato. Colleghiamo il cavo con due connettori a vaschetta DB9 tra il Commodore 128 e l'adattatore RGB CGA to VGA. Attenzione alla piedinatura, non è possibile montare sull'adattatore un connettore per infilarlo direttamente nella porta RGB. La disposizione dei piedini non è a specchio, bensì pin to pin. Colleghiamo ora il cavo VGA tra l'adattatore e il secondo monitor. Infine, colleghiamo l'alimentatore esterno a 5 V. Dopo aver acceso tutto, carichiamo il programma di esempio che trovate se seguite il link in descrizione. Su ciascun monitor vengono visualizzate delle scritte differenti, a colori. Dopo aver digitato il proprio nome, il primo monitor visualizza ciao seguito dal nome con diversi colori. Il secondo monitor visualizza buongiorno seguito dal nome. Come dicevo prima, non tutti i monitor VGA supportano segnali con sincronismo orizzontale a 15 kHz. In rete si trovano degli elenchi di monitor compatibili. Collegando un monitor non compatibile, l'immagine non si formerà del tutto o sarà incomprensibile. È possibile anche che il monitor dia un messaggio d'errore, tipo out of range o similare. Per approfondire, vediamo con l'emulatore Vice i comandi in Basic per utilizzare due monitor con il Commodore 128. Appena acceso, se non viene premuto il pulsante 40-80 colonne, il Commodore 128 si posiziona sul monitor 1, quello standard. Possiamo anche cambiare il colore delle scritte utilizzando il comando color 5, numero del colore. Per passare sul secondo monitor, collegato alla porta RGB, si utilizza il comando graphic 5,0. Anche sul secondo monitor si può cambiare il colore delle scritte, utilizzando lo stesso comando color appena visto. Per tornare al monitor 1,
si utilizza Graphic 0,0 e così via. Su questo principio si basa il programma di esempio che trovate se seguite il link in descrizione. Bene, anche per oggi gli esperimenti sono terminati e spero che questo video vi sia stato utile. Per essere avvisati quando pubblicherò altri tutorial, recensioni, esperimenti relativi ai retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso. E anche da Leo.